sei su voci.fm. Di cantanti che si dilettano a fare i doppiatori, soprattutto in film d'animazione, beh, ce ne sono stati e ce ne sono diversi. E non solo per cantarne le canzoni, come ad esempio fece Ivana Spagna, la ricordate, nel Re Leone, con il brano Il cerchio della vita, originariamente interpretato da Elton John. Pensiamo ad esempio a Massimo Ranieri e Mietta, che ne Il gobbo di Notre Dame della Disney non solo doppiarono Quasimodo ed Esmeralda quando cantavano, ma anche quando parlavano. E lei, a quanto pare, lo fece così bene che si portò a casa il premio della Buena Vista per il miglior doppiaggio femminile europeo, battendo pure niente meno che Demi Moore, che prestava la voce ad Esmeralda nella versione originale del film. E che dire di Baby Kay, che ha partecipato come doppiatrice, anche se per una piccolissima parte, a Alla ricerca di Dory, e di Amanda Lear, che dà voce a Edna negli Incredibili 2, ai quali abbiamo dedicato un intero speciale video. Ma probabilmente l'esempio più calzante per quanto stiamo per raccontarvi è quello di Natalie, che un anno dopo la sua partecipazione X Factor nel 2011 doppiò Gloria in Happy Feet 2 della Warner Bros. Ed era una cantante a farlo, Pink, anche nella versione originale. Beh, anche lui ha partecipato a X Factor alla scorsa edizione e l'ha pure vinta. E anche lui entra di diritto nel mondo dei doppiatori con un lungometraggio d'animazione. È Lorenzo Licitra, il tenore ragusano, che si è sempre ispirato a Luciano Pavarotti e come lui appassionato di un genere musicale crossover tra la lirica e il pop, e di cui presto uscirà un disco grazie al sostegno di Nicoletta Mantovani, vedova di Big Luciano. Lorenzo Licitra dà voce al protagonista Migo di Smallfoot, il mio amico delle nevi, diretto da Kyrie Kirkpatrick e prodotto e distribuito dalla Warner Bros. Pictures, che arriverà nelle nostre sale il 4 ottobre. Un'avventura d'animazione con musiche originali che rivisita e ribalta la leggenda dello spaventoso uomo delle nevi. Migo, infatti, che nella versione originale ha la voce di Channing Tatum, è un giovane e brillante Yeti più che convinto che il leggendario mostro dalla faccia spaventosa e dai piedi straordinariamente mostruosamente piccoli, e cioè l'uomo, esista davvero, proprio come molti uomini hanno creduto e credono che lo Yeti, detto anche Bigfoot per i suoi grandissimi piedi, non sia solo un essere immaginario. E alla fine Migo la incontra davvero, quella strana creatura soprannominata Smallfoot, ma non sarà un'esperienza terribile come l'aveva immaginata e vuole che tutti lo sappiano. Una storia dunque sulla diversità e sull'amicizia che suggerisce di non fermarsi alle apparenze e di non lasciarsi vincere dalla paura verso chi non è esattamente come noi. Ma Lorenzo Licitra non è il solo doppiatore cantante di Smallfoot, c'è anche Lodovica Comello, che è però anche attrice. L'artista non è però nuova al mondo del doppiaggio. Nel 2013, se ricordate, ha dato voce al personaggio di Brittany Davis nel film d'animazione della Disney Pixar Monster University, che era il prequel di Monster & Co. Ed è stata anche voce narrante del documentario di Otto Bell intitolato La principessa e l'aquila. E pensare che quando recitava nella telenovela argentina Violetta veniva doppiata in italiano da Eva Padoan. Cose strane. In Smallfoot, Lodovica Comello fa parlare in italiano Mickey, una graziosa Yeti che nella versione originale ha la voce di Zendaya. E poi ci sono anche due star della rete, come Me contro te, ovvero Sophie e Louis, i fidanzatini palermitani che da anni allietano con le loro avventure e disgressioni milioni di giovanissimi fan sui social. Lui dà voce allo Yeti Torp e Sophie a una ragazza di nome Brenda, che nella versione originale del film parlano grazie a Jimmy Tytro e Yara Shahidi. Come se la sono cavata in sala di doppiaggio? Lo sapremo il 4 ottobre, ma il trailer che trovate a fine articolo promette bene. A presto da Patrizia Simonetti sul blog di voci.fm, il sito delle voci. Voci.fm, il sito delle voci.